Questo è il, come dire, il concetto col quale noi c'era una mano alzata. Mi devi perdonare, io la perdono a priori. No, no, nel senso che purtroppo, avendo ascoltato tutte le sue conferenze, ormai queste qui è proprio masochista. Le faccio una domanda ulteriore. Siccome c'è un libro di un'altra religione che in teoria non è mai stato cambiato, il musulmani con il Corano, Corano, in teoria è uguale dall'inizio alla fine. In teoria. Se c'è lo stesso, diciamo così, la stessa scena, lo stesso riporto della stessa personaggio, in teoria dovremmo credere di più al Corano, perché non è mai stato cambiato. In certe cose ha più probabilità di essere più vero. Ecco, io una curiosità mia, che cosa, quali sono queste cose, nel senso se c'è qualche scena che da far ragionare di più su questo parallelismo tra, avendo già letto. Allora, per poterle dare una risposta motivata e documentata, io dovrei fare come ho fatto con la Bibbia, prima studiare l'arabo, perché altrimenti le rispondo sulla base di traduzioni. Però le dico questo: nel 2012-13, non mi ricordo, sono stato chiamato dal presidente di un'associazione culturale islamica, ci siamo incontrati a Milano, abbiamo parlato molto a lungo. Ovviamente Allah è Allah, nome è lo stesso, Allah e lo ha nella Bibbia, cioè, insomma, qui, tra l'altro i metodi sono gli stessi di Yahweh, quindi più o meno. Ma lui mi diceva, per esempio, per quanto riguarda la fabbricazione dell'uomo, noi siamo totalmente d'accordo con lei. E il Corano dice che l'uomo è stato fatto usando sperma e sangue. O per esempio quando parla del Mukarrabun, che è il grande carro che vola nei cieli, che corrisponde esattamente al Merkava o al Ruach della Bibbia, o quando parla dei Cherubim, o quando per esempio si dice, poi questa è una delle curiosità che se ho tempo, se mi viene in mente, vi racconto, che lo Spirito Santo non è altro che Gabriele, nel Corano c'è, dalla Bibbia lo si può ricavare, lo ricavano i gesuiti con lo studio, nel Corano c'è. E se lo Spirito Santo è Gabriele, poi vi racconto chi è che ha coperto la Madonna. Ho sentito anche quello. Un'altra cosa, poi dopo. Coperto nel vero senso della parola. Ho già ascoltato le sue conferenze. Ho perso un passaggio nelle tante conferenze. Tutti i discorsi cambiando completamente. Adamo ed Eva, il popolo degli Adamiti, era un popolo già. Pietro Buffa and Company. Nella Bibbia ho perso il passaggio tra Adamo ed Eva, Caino, Abele e Set. Siccome lei fa riferimento che Adamo era gli Adamiti, gli Adam praticamente, cioè da un popolo ne è uscito solo uno, o da popolo ne è uscito, da un plurale ne è uscito uno, o da un plurale ne sono usciti i Caini, cioè. Cainiti so che ci sono, però chi è uscito, ecco. Stiamo tutto partendo un po' dalla fine, magari qualcuno potrebbe avere difficoltà a seguire. Ci arriviamo piano piano, però ci arriviamo, ok? Cioè, mi viene in mente se durante una messa qualcuno facesse domande di questo tipo qui. Il bello è che i miei avversari, tra le cose che dicono, è: ma Biglino parla a gente che non conosce la Bibbia. Io vorrei fare un questionario con 100 domande, distribuirlo fuori da una qualunque delle mie conferenze e distribuirlo fuori da una messa. Io sono sicuro che chi esce dalle mie conferenze stravince. Ma senza ombra di dubbio, stravince. Ma senza ombra di dubbio, perché io dico talmente tante cazzate che viene la voglia di andarla a verificare. E poi uno le va a verificare e dice, però. Per esempio, come quando abbiamo io e lui, visto che ci avevo cominciato una roba e già siamo. Vabbè, tanto vi va bene, non lo so, ditemi, altrimenti prendo, mi leggo e prendo un. Abbiamo, e lui, lo sceneggiatore,
visto che si parla di Adamo, disegnato Adamo che ha un rapporto sessuale con una pecora. Ci hanno riempiti di insulti, dicendo che noi usiamo la pornografia per vendere. È che io e Riccardo siamo stati bravissimi, ma proprio bravi, bravi, bravi. Sapete cosa c'è scritto nei testi degli ebrei? Edizioni Mamash, commento alla Genesi. Adam aveva avuto rapporti con tutti gli animali, ma non era rimasto soddisfatto finché non si era unito a Hawa. E lo dice Rashi, il più importante degli esegeti ebrei di tutti i tempi. Benché ad Adam fosse proibito avere rapporti con gli animali, Divrei David, basato sulla Gemaria Sanhedrin 38b, sostiene che tale proibizione non fu vincolante fino alla creazione di Hawa, Eva. Io e lui siamo stati bravi, abbiamo messo solo una pecora. Tutti gli animali, è la fotocopia, non l'ho trascritto, Cioè tutto quello che vi leggo da quelle lì, sono fotocopie. Questi sono volumi di 800-900 pagine, ognuno dedicato a un libro della Bibbia che mi sto studiando. Scusi, ma quando inizialmente ha tradotto la Bibbia per il Vaticano, per l'edizione San Paolo, lei ha avuto accesso alla libreria vaticana? Cioè no. Quelle fotocopie da dove vengono? No, era la versione del testo masoretico di Leningrado. Che lei ha ottenuto, diciamo, da un libro in commercio? No, che mi hanno dato loro perché la traducessi. Hanno dato loro, per sì. Cui non gli hanno dato accesso alla famosa libreria? No, ma non ce n'era, no, io dovevo tradurre quello prevedeva il mio contratto. Gli hanno dato un libro. Mi spiego? Quindi siamo stati buoni io e Riccardo. Siamo ancora in tempo, dici tu. Vabbè, mi fai poi vedere come fai con la giraffa, Chiedo scusa. Allora, vi dicevo prima. Chiedo scusa, visto che siamo in tema, posso farle una domanda su quel povero Noè che a quanto pare ha subito un trattamento un po' particolare da sì, parte di un suo sì. Figlio? No, perché mi capita spesso di vedere nell'arte raffigurazioni dell'ebbrezza di Noè e di solito sono molto edulcorate, ecco. Sì. E, ho letto parecchie interpretazioni, di solito giungono a dire che suo figlio era colpevole di aver visto le nudità del padre, che interpretano però come sua moglie nuda, perché soltanto il marito poteva vedere sua moglie nuda. Lei adesso ha detto qualcosa di un tantino più forte, ecco, potrebbe spendere due parole su questo? Ah, l'ho detto perché è qui dentro questi testi qui, cioè lo dicono gli ebrei, quindi l'ho detto perché lo scrivono. Kenan, che sarebbe il figlio di Cam, ha castrato Noè, suo padre l'ha visto e non ha fatto nulla. Spiegazioni in più non ce ne sono. Diciamo che noi abbiamo una visione molto edulcorata della famiglia, allora non era così. E quindi il fatto di impedire a uno di avere ulteriore discendenza significava garantire a se stesso tutta una serie di altri privilegi. E non andavano per il sottile, proprio per niente, per niente. E quindi non mi stupirei se le cose fossero andate veramente così. Vi dicevo prima che noi siamo qui a parlare di un testo col quale non c'entriamo nulla. Sapete cosa scrivono loro? Il libro della creazione narra la vita dei patriarchi ed è un resoconto della creazione della nazione di Israele. Il libro della creazione non è la storia di monti e di valli, di oceani e deserti, e neppure di animali o di uomini, è la storia della nascita di Israele. Israele è il nome che a un certo punto assume Giacobbe. Prego? Israele vuol dire uomo che ha combattuto contro l'uomo e contro un El. Difatti gli viene fuori dal nome dopo che lui ha avuto un combattimento con uno degli Elohim, un corpo a corpo con uno degli Elohim. Essa è la storia della nascita di Israele, il popolo che ha ereditato il compito da Adam e Hawa. In questo primo libro viene quindi tracciata la storia di Israele. Punto.
ma non è mica finita. Essa è la storia dello sviluppo del popolo di Yahweh, e tutto ciò che è estraneo a esso è quindi semplicemente superfluo. Cioè, questa è la consapevolezza che hanno e che scrivono. Noi siamo superflui rispetto alla Bibbia, perché la Bibbia è il loro libro. E questo disegno di Dio, sentite com'è interessante. Siamo pagina 579. Essendo questo disegno una realtà voluta da, loro lo chiamano Hashem, che vuol dire il nome, perché loro hanno la proibizione di pronunciare il nome, quindi scrivono il nome, Hashem, è ovvio che il piano divino della creazione deve essere realizzato maggiormente dai commercianti e dai lavoratori, più che dagli studiosi. Altrimenti Dio avrebbe fatto sì che vi fossero al mondo più eruditi che commercianti. Cioè, c'è un'affermazione più pratica di questa, più concreta di questa? È qui. È qui, scritta. Comprate i libri di Mamash. Quando sentite, e questo sicuramente andando in chiesa l'avete sentito leggere più volte, che nella posterità di Abramo saranno benedetti tutti i popoli, non significa che tutti i popoli del mondo saranno benedetti grazie a Israele, ma quella discendenza. Noi non c'entriamo niente. Noi siamo qui a parlare di un libro col quale non abbiamo nulla a che vedere. Però ne parliamo perché da questo libro dipende comunque, direttamente o indirettamente, la vita di almeno metà del pianeta. Ne parliamo perché il sistema finanziario che ci governa è quello descritto lì, senza cambiare una virgola. Senza cambiare una virgola. Quindi è bene sapere quello che c'è scritto lì, indipendentemente da ciò che ci è stato raccontato, perché altrimenti noi continuiamo a vivere dentro la favola. In principio, pagina 743, in principio il mondo fu creato per Israele. Cioè, ce lo dicono in tutti i modi possibili immaginabili, tutti i modi possibili immaginabili. Poi è ovvio che, siccome quel personaggio lì che si chiama Yahweh non è un personaggio molto raccomandabile, e devo dire io stesso sono contento di non avere a che fare con lui, cioè sono contento di non dover rispondere a lui, sono contento di non dover seguire i suoi 613 comandamenti, non 10, 613 comandamenti. Sono molto contento che si occupi di loro. La cosa che mi dà un pochettino più fastidio è che invece ci sono degli altri che fanno in modo che noi dipendiamo comunque da quel libro. Cosa che non deve essere. L'ultimo libro appena uscito, 8 giorni fa, che ho scritto con una docente dell'Università Milano Bicocca, una docente di filosofia del diritto, che si intitola La Bibbia non l'ha mai detto, è un libro nel quale documentiamo come la teologia condizioni pesantissimamente la giurisprudenza. Cioè, noi siamo, nella giurisprudenza, siamo vittime della teologia, che impone i suoi principi, che sono principi che ha inventato facendoci credere che derivino dal Dio della Bibbia, che Dio non è. E il titolo è La Bibbia non lo ha mai detto. E il sottotitolo è Perché la legge di Dio non deve diventare la legge degli uomini. Diciamo che non avevo abbastanza nemici e quindi ho pensato di farmene qualcuno in più in ambito accademico, dove dicono che se una legge si ispira a quei principi è vera lex, se non si ispira a quei principi è corruptio legis. Ho pubblicato proprio stamattina una sentenza del Tribunale del Portogallo
che mitiga la pena data ad un marito che ha picchiato la moglie adultera, perché dice nella Bibbia c'è scritto che la moglie andava ammazzata, come dire noi siamo persino troppo buoni. È scritto nella sentenza e l'ho pubblicata in portoghese. Capite qual è il condizionamento a cui siamo sottoposti? Ed è per questo che è bene sapere almeno cosa c'è scritto lì dentro. Perché molto spesso, le spiegazioni che ci vengono date come se la Bibbia non esistesse, come se la Bibbia non fosse mai stata scritta. Cioè qualcuno elabora a tavolino dei principi e poi fa in modo di trovarli dentro la Bibbia, solo che non ci sono. Chiedo scusa, ma c'era prima una mano laggiù. Grazie, io volevo fare una domanda, visto che abbiamo parlato di controllo finanziario, ho una domanda che verte proprio su questo argomento, cioè la religione la possiamo anche considerare uno strumento per la crescita spirituale, così come la moneta può essere considerato uno strumento per la crescita economica, ma sappiamo tutti che le istituzioni sono create da uomini e quindi usano sia la religione che la moneta come strumento per il controllo delle persone, dei popoli, attraverso appunto lo spauracchio del peccato, le religioni e del debito invece a livello finanziario. Tra l'altro c'è anche una preghiera, no? Che un passo dice rimette a noi i nostri debiti così come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, la mia domanda è questa, io volevo chiedere se secondo lei c'è una relazione tra religione e moneta e così come tra peccato e debito. Grazie. La religione è biunivoca, nel senso che è inutile che ci illudiamo, non esistono religioni che non siano legate al denaro, è inutile che ci illudiamo, la spiritualità sarebbe bene cercarla da altra parte, cioè la religione è una cosa, la spiritualità è un'altra. La religione è uno degli strumenti di potere più efficaci che mai siano stati inventati nell'intera storia della umanità. Tant'è che in quanto religioni resistono da, diciamo, religioni ufficiali da almeno 2500 anni, cioè dal più o meno VI-V secolo avanti Cristo, quando qualcuno deve avere deciso di mettere in piedi questo nuovo sistema di controllo di queste mandrie umane. Perché tali siamo. E quindi a seconda delle varie, come si usa dire, location sul pianeta Terra, sono state elaborate dei sistemi di controllo diversi, che funzionavano in funzione della situazione geopolitica, culturale, sociale, anche climatica del luogo in cui queste religioni sono state impiantate. Poi lei parlava del peccato. Pensiamo per esempio a quella colossale invenzione che meriterebbe il premio Nobel, che è la confessione. Ora conta un po' meno, ma pensate nel passato o anche fino al Medioevo, se uno uccideva una persona andava dal prete a dirglielo. Se l'autorità laica voleva saperlo, gli doveva strappare le unghie per farglielo confessare. E invece al prete lo si diceva spontaneamente. Non c'è sistema di controllo più efficace di quello. Sapeva tutto di tutti. E sapere tutto di tutti significa tenere sotto controllo tutti. È un sistema straordinario che funziona perché ha l'intelligenza di dare all'uomo la risposta alla madre di tutte le domande. Ma io muoio o non muoio? E la religione dice sempre, a seconda di stai tranquillo, non muori. Perché se una religione ti dice che muori, quella religione muore un secondo dopo. Non c'è religione che non abbia una sua risposta al problema della morte. Questo è. Cioè l'uomo vuole sentirsi dire che non muore e in varie parti del mondo ci sono vari modi, sono stati elaborati vari modi per dire all'uomo stai tranquillo che non muori. Non chiedetemi quale sia quello vero perché non lo so, non me ne occupo
per il semplice fatto che se anche me ne occupassi, so che arriverei alla fine della vita senza essermi dato una risposta soddisfacente. Quindi se un giorno mi verrà la paura della morte, mi sceglierò una delle tante proposte che l'umanità ha fatto nel corso della sua storia, sceglierò quella che mi piacerà di più, che vuol dire quella che mi farà stare bene in quel momento lì, non mi illuderò che sia quella vera, ma morirò beato in quella lì, tanto dopo se c'è o non c'è. Mauro, ho una domanda in fondo. Mia madre, che è morta a febbraio, aveva 93 anni, che leggeva i miei libri, mi diceva: guarda, potresti anche avere ragione tu, però io ogni tanto prego perché non si sa mai. E io le dicevo sempre: brava mamma, prega perché non si sa mai, perché anch'io non lo so. Quindi prega. Perché se questo la faceva star bene, lei doveva pregare. E se lei è morta convinta che andrà in paradiso, fantastico. Tanto se c'è, ci sta. Se non c'è, non se ne accorge. Quindi, torniamo alla Bibbia. Ma perché poi Ho una domanda in fondo alla sala, Mauro, permetti. A qui ormai andiamo... Sì. E io volevo sapere quali sono gli altri Gan Eden situati nel mondo. E un'altra cosa che vorrei capire, adesso noi stiamo parlando di un El, no? E che poi sembra neanche essere poi così importante, no? E tutto il resto, tutti gli altri, tutta la documentazione, dove è finita? Allora, qui entriamo già nelle domande, cioè questo mi fa immensamente piacere, devo dire, veramente, immensamente piacere, perché entriamo come prima nelle domande specialistiche e mi immagino qualcuno che dice: ma di che cacchio stanno parlando? E quindi bisognerebbe fare il passo indietro, e allora facciamo il passo indietro, così mettiamo dentro sia quella dell'amico di prima che questa qui. Il passo indietro è questo: la Bibbia si occupa degli adamiti, non si occupa dell'umanità. La Bibbia ci racconta di come gli adamiti sono stati fabbricati, non creati. Il verbo creare, inteso soprattutto come creare dal nulla, in ebraico non c'è. Così come non c'è il termine Olam che significa eternità, così come non c'è il termine che significa onnipotente. Ci sono tutta una serie di termini che noi troviamo tradotti, ma che sono invenzione teologica. Così come non esiste il termine Dio, così come lo intendiamo noi, non esiste nella Bibbia, non c'è niente da fare, non c'è, finito, basta. Quel termine che viene tradotto con Dio non si sa cosa voglia dire, ed è stato nominato adesso dall'amico, noi parliamo di un El. El è... forse, ma non è detto che lo sia, il singolare di Elohim, che è un termine plurale che viene normalmente tradotto con Dio, dimenticando che molto spesso questo termine Elohim è usato con il verbo al plurale, che viene regolarmente o quasi, salvo alcuni rari casi, tradotto al singolare, perché chi legge la Bibbia tradotta deve credere che Elohim significa Dio. E se significa Dio è uno solo, il verbo deve essere al singolare. In realtà il verbo nella maggior parte dei casi è plurale, semplicemente per il fatto che Elohim indica una pluralità di individui al di là di ogni possibile dubbio. Possono fare tutti i salti mortali che vogliono per tentare di e si sono inventati di tutto, regole grammaticali, eccetera, per dire che Elohim è singolare. No, Elohim è plurale. E tant'è che nelle Bibbie tradotte, quelle che vanno nelle facoltà di teologia o nelle università dove c'è gente che studia l'ebraico, i verbi sono lasciati al plurale. È nelle Bibbie che avete in casa che vengono tradotti al singolare. Perché chi legge la Bibbia in casa deve credere che quel verbo si riferisca al Dio uno, unico. Ora, dov'è che è stato fabbricato? Fabbricato, perché il verbo in ebraico è yara, che vuol dire fabbricare, non... proprio fabbricare, nel vero senso della parola, l'Adam. Non lo sappiamo. La dottrina ci dice Adamo è stato creato nel paradiso terrestre, quello che l'amico ha chiamato giustamente Gan Eden. Gan Eden è il termine ebraico e Gan significa giardino recintato e protetto.
posto in Eden, che è un grande territorio che si trovava tra il Mar Caspio e la Turchia, l'est della Turchia. Ma quando voi leggerete attentamente la Bibbia, se vi verrà voglia di farlo, troverete scritto che l'Elohim prese l'Adam e lo pose in Gan Eden. Cioè che l'abbia fatto nel paradiso terrestre non è scritto neppure nella Bibbia. Non solo non c'è scritto che l'ha creato, ma neppure che l'ha fatto nel paradiso terrestre. L'ha preso da un'altra parte e l'ha messo lì perché lo lavorasse e lo custodisse. E in quel Gan Eden, dice la Bibbia, gli Elohim piantavano, mettevano a dimora ogni sorta di vegetale che produce frutto buono da mangiare. La terra era già piena di alberi verdi, di erba, di... Lì dentro sperimentavano ciò che serviva per nutrire i loro lavoratori. E lo sperimentavano sia dal punto di vista vegetale che animale. Ed è lì che Adamo si univa con tutti gli animali di cui disponeva. La pecora è uno di questi. La pecora è un animale. Voi quanti ovini conoscete in natura che hanno il pelo che cresce in sostanza all'infinito? Gli stambecchi che vivono al freddo, i camosci, le capre, che hanno il pelo che cresce all'infinito, che vuol dire che dopo 3, 4, 5, 6, 7 mesi sei morto, se vivi in natura. Invece la pecora è così, perché il vello della pecora ha tutta una serie di funzioni. La pecora è uno dei tanti animali artificiali, così come la Adam, che è un OGM, fatto con lo Tselem degli Elohim, cioè con quel, come significato letterale in ebraico, quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine e che, derivando dal verbo tsalam, che significa tagliare fuori, può essere tagliato fuori e utilizzato. I racconti più antichi di quelli della Genesi ci dicono anche da dove veniva tagliato fuori questo tsalam: dai maschi giovani appartenenti al gruppo di quelli lì, cioè purificavano il sangue, tiravano fuori lo tselem, lo mettevano dentro o Homo erectus o Homo habilis e hanno prodotto quello che poi noi conosciamo come Homo sapiens, che è l'animale più disadattato che esista sulla faccia della terra. Noi non siamo adatti a nessun, per natura, per DNA, a nessun ambiente della terra. Tant'è che noi dobbiamo intervenire e modificare qualunque ambiente terrestre, e difatti viviamo in tutti, perché qualunque ambiente terrestre, nudi così come siamo, ci uccide. Perché siamo l'animale più disadattato che esista sul pianeta Terra. Non abbiamo copertura per il corpo, non abbiamo gli artigli, non abbiamo le zanne, non abbiamo nessun senso particolarmente sviluppato. Corriamo, non siamo agili come altri animali, siamo una roba di mezzo che serviva per lavorare, quindi andava bene così. Abbiamo come la pecora una roba, i capelli, cioè abbiamo, avete, io e Beppe siamo tranquilli, siamo fuori dagli adamiti, i capelli. Cosa servono capelli lunghi 80 cm, 1 metro o 1 metro e 20 o quel che è? Cosa c'è di più dannoso in natura? Pensate a vivere in una foresta, in una savana con 1 metro e 20 di capelli. Solo capelli, tutto il resto del corpo è scoperto. Pensate a scappare ad un predatore in mezzo degli alberi o inseguire una preda o finire in un corso d'acqua con 1 metro e 20 di capelli che vi avvolgono la faccia. È che gli antichi ci dicono che i capelli lunghi, soprattutto quelli delle donne, piacevano a quelli lì. E ce lo dice anche Paolo, l'apostolo Paolo,
che dice le donne abbiano un segno di copertura sul capo, non come ci dice la dottrina per rispetto verso Dio, lettera ai Corinzi, leggetela, ma a motivo degli angeli. A motivo vuol dire a causa, arrivo subito, a causa degli angeli. E se voi leggete i testi di Qumran, c'è scritto che le giovani ragazze con i capelli lunghi che partecipano alle assemblee si devono coprire il capo a loro tutela. E se voi leggete il De Virginibus Velandis di Tertulliano, c'è scritto che le giovani ragazze si devono coprire il capo per non eccitare sessualmente gli angeli. E questo testo è letto, studiato e commentato dalla Facoltà di Teologia dell'Italia del Nord. Non è una roba che vi racconta Biglino così. Così come noi facciamo i cani con le orecchie più lunghe, la coda riccia, le gambe più corte, loro forse hanno fatto delle cose su di noi che a loro piacevano. Tant'è che nel mondo ebraico c'è scritto che i capelli sono la nudità di una donna e li può sciogliere soltanto di fronte al marito, al fratello o al figlio, altrimenti viene lapidata. E tutta la copertura delle musulmane deriva esattamente di lì, non c'è bisogno di inventare nulla. È a tutela, a protezione. Ora, i Gan Eden sono tanti. Uno è quello che ci viene descritto dalla Bibbia, e poi così arriviamo anche ad Adamo ed Eva e a Caino. Uno è quello che ci viene descritto dalla Bibbia, un altro ci viene descritto da Omero nell'Odissea. Ne ho parlato in uno dei miei libri Mondadori, ma la stessa cosa la trovate scritta negli articoli di Le Scienze, dove, non so se ce l'ho qui quell'articolo lì, il 2014, dove si parla del Gan Eden biblico, lo si descrive e dice chiaramente qualcosa di simile al Gan Eden biblico è descritto da Omero nei libri che vanno dal 6 a 8 dell'Odissea, ed è, ne ho parlato nel primo dei tre libri Mondadori. Questi di Gan Eden ne avevano tanti. Questo Gan Eden dell'Odissea è il giardino di Alcinò, il giardino dei Feaci, che è un luogo recintato e protetto, all'interno del quale la produzione, dice l'Odissea, era continua, non c'era distinzione tra primavera ed inverno, mentre su certi alberi già si raccoglievano i frutti, da altri alberi si stavano sviluppando i fiori, mentre da certi filari già si pigiava l'uva, su altri filari stavano nascendo i primi grappoli, perché era un sistema di produzione forzata continuo. Altri Gan Eden si trovavano sicuramente in Centro Sud America, dove hanno prodotto un organismo geneticamente modificato che si chiama patata, che in natura non è commestibile ed è un OGM, detto dagli articoli di Le Scienze, che ha inglobato completamente il DNA dell'agribacterium, cioè il 100% del DNA dell'agribacterium, che l'ha resa commestibile. E nell'articolo di Le Scienze, e questo ce l'ho, quindi se volete lo leggiamo, c'è scritto che questo avviene solo con gli OGM in laboratorio, ma è avvenuto là 10-12 mila anni fa. Così come in Medio Oriente, sul farro selvatico, sono avvenute, e se volete ve lo leggo direttamente dagli articoli, perché questi li ho, delle Scienze, 2014-2015, sono avvenute una serie di eventi genetici definiti da loro, fra virgolette, impossibili in natura, che hanno portato al grano che noi mangiamo, ma ne sono avvenuti tanti di eventi genetici impossibili, non uno, e lo dicono loro, una successione di eventi genetici impossibili. E guarda caso, non è che sono avvenuti sulla margherita o sulla violetta, sono avvenuti sulla patata, che nel continente americano ha nutrito centinaia di migliaia, milioni di persone, sono avvenuti con i cereali, che di qui hanno nutrito centinaia di migliaia, milioni di persone. E uno dice, ma se sono impossibili? Uno di questi scienziati dice, ah, non sapremo mai. No, 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 questa non è un'affermazione scientifica. Basta che facciamo finta che sia vero ciò che ci hanno detto gli antichi e sappiamo come sono avvenuti. Li hanno fatti loro, perché ce lo dicono gli antichi, che lì c'erano loro che facevano quelle cose, nei loro Gan Eden, cioè nei loro laboratori sperimentali, e ne avevano sparsi in tutto il mondo. In uno di questi hanno messo l'Adam, e siccome questo Dio è onnisciente e onnipotente,
Bibbia di famiglia cristiana. Così siamo tranquilli. Non è che sono tranquilli tanto i miei avversari, anche se leggo la Bibbia di famiglia cristiana, ma comunque. Dopo un po' di tempo, Dio che sa tutto, si accorge che la compagnia degli animali non è sufficiente. Pecore, giraffe, insomma, quello che c'era. No, le giraffe lì non c'erano, lì avevano tutta roba domestica, cioè tutti quegli animali che noi conosciamo, quindi dai bovini, suini, ovini, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, gli Elohim, a forza di assistere a quelle scene, Adamo non ebbe la proibizione fino a quando non ebbe Eva e si univa a tutti gli animali, hanno detto, poveretto, facciamogli una femmina, che però sia uguale a lui. Allora, questo Dio che fa così e crea tutti gli universi che vuole, sentite che casino deve fare per fare una femmina. Induce nell'Adam un sonno profondissimo. Preleva un qualcosa da una parte laterale ricurva, quella che viene tradotta normalmente come costola. Con ciò che ha prelevato, preleva, chiude la carne dove ha fatto il prelievo e con ciò che ha prelevato fabbrica Eva. Tutto questo lo trovate nella Bibbia che avete in casa. Per cortesia, leggetela, ok? Genesi 2 dal versetto 18 in avanti. Per cortesia, leggetela. Arrivo, non ho dimenticato la mano alzata, ma volevo soltanto chiudere questo discorso perché hanno introdotto vari temi. E tra l'altro, io nei miei libri ho scritto che quello che viene tradotto con costola significa parte laterale. Biglino si inventa le traduzioni. Mamash. Il termine Tzela, tradotto con costola, ha come significato lato fianco. Non c'è da inventare niente, basta leggere. E invece bisogna inventare che ha preso una costola di Adamo, ha creato... Niente di tutto quello che ci è stato raccontato è scritto qui. Allora, Yahweh, l'Elohim, dalla costola... che aveva tolto all'uomo, formò, e anche qui scrivono formò, perché il verbo è yazzar, quindi traducono bene, formò una donna, poi la condusse all'Adam. Allora l'Adam disse, io una settimana che vado a mangiare a casa di Nicola e gli dico, Nicola, oggi, questa volta, la pasta è cotta al punto giusto. Cosa vuol dire? Che le altre volte... Sentite che cosa dice Adamo. Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta, non le altre femmine che mi avete presentato. E nella letteratura ebraica e strabiblica c'è proprio scritto che lui ha rifiutato tante altre femmine, che non gli andavano bene. Questa volta è osso delle mie ossa. Sapete come traducono in inglese gli ebrei che traducono le Bibbie per l'inglese? Finalmente. Cioè, più chiare di così non si può essere. Finalmente me ne avete dato una giusta. Chiedo scusa, ma ci sono già tante mani, devo andare in ordine. Allora Nicola, vieni qui avanti che c'è una ragazza lì che è già da un bel... No, qui. È il ragazzo che è da un po' che... Sì. Ragazzo, giusto. Sì, dopo vengo io. Allora, okay, sì. Finisco. Sarà chiamata donna perché da uomo è stata tratta, che non significa nulla, donna perché da uomo. In realtà, per fortuna, lasciano le parole ebraiche, sarà chiamata Isha perché da Ish è stata tratta. Ish significa individuo maschio. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile al termine maschile Ish. Quindi sarà chiamata uoma, sarà chiamata maschia, come volete, perché? Perché è stata fatta con le cellule staminali di Adamo. E poi, se abbiamo tempo, vi dico che cosa dicono gli ebrei su questa opera di clonazione. Perché su 600 comandamenti soltanto 10 vengono riconosciuti da noi cristiani?
perché sono quelli che sono stati presi per poter, e che possono essere elaborati per creare un sistema etico che sia valido per tutti. Perché per esempio se io ti dico non farai bollire il latte di capretto la carne di capretto nel latte di sua madre, tu cosa mi dici? Fa parte dei 613, capisci? Allora, questi qui non ammazzare, non desiderare la donna da altri, non desiderare la roba da altri, erano tutti, speriamo che la voce tenga perché sta crollando, erano tutti ordini dati per rendere vivibile la vita all'interno di quel campo di addestramento paramilitare. Difatti, non uccidere non è non uccidere, è non uccidere il vicino tuo. Non desiderare la donna d'altri non è altri, è la donna di quello, proprio in ebraico, di quello con cui tu hai rapporto quotidiano. Perché se tu gli pigli la femmina, lui ti sgozza. Se tu gli rubi un animale, lui ti sgozza. Leggi la Bibbia e guarda che cosa bisogna fare alle donne degli altri, guarda che cosa bisogna fare degli animali degli altri, guarda cosa bisogna fare degli uomini altri. Sterminateli tutti, sterminateli tutti, compresi i parenti, sterminateli tutti. Non esiste il non uccidere, è stato trasformato in un non uccidere dalla valenza universale, ma nella Bibbia non c'è mai, è non uccidetevi tra di voi, perché dobbiamo costruire un popolo e andarci a conquistare una terra. È chiaro? Però quelli possono essere rielaborati in un sistema etico dalla ipotetica valenza universale e quindi quelli vengono presi. Sono messi in due, chiedo scusa, ma ci sono troppe domande solo per dare spazio a tutti. Vengono presi per quello e sono qui anche indicati in due elenchi, leggermente diversi l'uno dall'altro, ma in tutta la Bibbia gli ordini sono cosiddette mitzvot 613. Mauro, ti chiedo scusa, ho una domanda qui in fondo da diverso tempo. No, ma chiedo scusa, ma veramente, perché poi sono in debito. Che è successo? C'è la ragazza qui che da un sacco di tempo che... La domanda? Sì, vabbè. Lo so, se c'è un'altra ragazza. Una sola domanda, non so se è pertinente alla linea del programma, però... Questi, a quanto siano, chi siano e lì in come siano, ce l'avevano delle donne? Io mi sembra che lei abbia detto che c'era una genetista femmina in uno dei suoi spezzoni. Ce l'avevano le donne loro? C'erano donne? Pochissime. Ma c'erano? Sì, pochissime. E per quale estraneo motivo queste donne non sono mai nominate? Sono sessisti? Sono nominate negli altri racconti, sono sì, sessisti i racconti biblici. Sono nominate, ma non tanto, diciamo. Sì, alcune divinità sì, sono donne, quindi erano varie, sparse, le donne di qua, alcune, cioè, avevano potere anche loro? Sì. Ah, ok, basta. Anche grande. Ok, perfetto, gliene grazie. Nomino due. Mi dica i nomi? Se me li dico. Allora, quando Solone va a parlare con i sacerdoti egizi di Sais, da cui riceve il racconto di Atlantide, poi ripreso da Platone, i sacerdoti egizi di Sais gli dicono: guardate che in origine la vostra cultura, Atene, e la nostra, Egizia, erano affidate alla stessa dea, Atena. Quindi aveva un compito enorme. Un'altra alla quale è stato affidato un compito enorme si chiama Inanna, alla quale è stata affidata la civiltà dell'Indo Sarasvati. E ce ne sono tante. La Bibbia le ha tolte tutte, perché la Bibbia è finita nelle mani di teologi monoteisti maschilisti e quindi le ha eliminate tutte. Ma altrimenti ce n'erano tante, come ce n'erano. Quella a cui si riferisce lei, quella genetista, si chiamava Ninhursag o Ninma o Nin, che è quella che ha operato per conto di Enki e che quindi ha prodotto l'apostrofo Adamu, così viene chiamato in termine accadico. Ok? Ecco, stavo proprio per riagganciarmi a questo. Allora, siamo tutti d'accordo sul fatto che Elohim abbiano creato con lo Tselem Adamo,
ok, e la stessa cosa dicono i testi accadici, Enki, Enli, Nilma, eccetera. Ma allora la mia domanda è: quando poi lui lo caccia Adamo ed Eva dal Gan Eden, fa anche riferimento al fatto che loro dopo saranno in pericolo e dovranno come una sorta di difendersi da degli altri, ma gli altri chi? Cioè, quindi è ovvio che ci sono delle altre persone e che quindi okay, l'Adamo che hanno creato, ok, è uno, ma tutti gli altri da dove sono arrivati? Perché okay, comunque anche Enki eccetera e compagnia bella dovrebbero aver creato loro, noi, non so se mi sono spiegata. Chiarissima. Bene, grazie. Allora, sappiamo che ci sono Adamo ed Eva, quindi questo gruppo di maschi è ipoteticamente questo gruppo di femmine, che dovevano lavorare dentro il Gan Eden e che quindi non si dovevano riprodurre perché non era necessario. Nel senso che i lavoratori, quelli lì all'interno, se li producevano loro. Ora, Adamo ed Eva vanno collocati temporalmente per tutta una serie di, e persino Dante li colloca lì, intorno al 4500 avanti Cristo, cioè sono vicinissimi a noi, perché non sono i capostipiti dell'umanità, sono i progenitori di una razza dal punto di vista genetico particolarmente puro, perché era molto ricca di patrimonio genetico loro, che doveva stare lì dentro sotto controllo. Quando l'Homo sapiens, loro hanno cominciato a farlo, e l'Homo sapiens quindi poi si sviluppava per conto suo, intorno a 250.000 anni fa, che è il periodo in cui la genetica ufficiale colloca quella che la genetica stessa chiama Eva mitocondriale, cioè la prima Eva, o meglio il primo gruppo di femmine da cui derivano i mitocondri che sono presenti in tutto l'Homo sapiens di tutto il mondo, perché i mitocondri sono talmente grandi, a parte i mitocondri specifici degli spermatozoi, ma i mitocondri delle cellule sono talmente grandi che non possono essere contenuti dentro uno spermatozoo, quindi vengono trasmessi soltanto attraverso l'ovulo femminile, per cui dobbiamo tutti avere una Eva mitocondriale, ok? Bene. Quindi bisogna distinguere tra gli adamiti e il sapiens. Sapiens 250.000, 300.000, 250.000 anni fa. Adamiti 4.500, 4.200 anni fa. Per cui, quando Eva viene, fra virgolette, tentata dal Nahash, il cosiddetto serpente, cioè l'avversario dei comandanti di quel Gan Eden, e probabilmente, come dice certa letteratura ebraica, subisce una violenza sessuale, poi possiamo anche dire che fosse consenziente, tanto cambia poco, nasce Caino, che è quindi figlio di una adamita e di uno di loro. Okay? Poi loro hanno necessità di riprendere invece la linea genetica degli adamiti pura, quindi non imbastardita con le loro razze, e nasce Abele. Caino uccide Abele, nasce la necessità di proseguire e nasce il figlio Set, e lì c'è scritto: e fece un altro figlio a sua immagine e somiglianza. La domanda è: l'ha fatto con un rapporto sessuale o di nuovo con la clonazione? Cosa possibilissima. Ok? Per cui quando anche Caino viene allontanato, Caino dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. E quindi chi era sto chiunque? Erano tutti gli altri sapiens che quindi esistevano, ma infinitamente più barbari rispetto a quelli che vivevano dentro il Gan Eden, che erano una specie molto avanzata, molto acculturata, e che quindi aveva giustamente il terrore di finire in mezzo dei barbari, perché Caino dice: se voi mi mandate in mezzo a quelli là mi sgozzano su, e invece gli va bene perché trova mogli, costruisce città. Ma per chi si costruiscono le città? Per le scimmie? No, è perché era pieno di gente. E quindi c'è la discendenza cainita e la discendenza pura adamita, che ad un certo punto, siccome hanno sciamato entrambe nella Mesopotamia, può darsi, così abbiamo ipotizzato nei fumetti, perché lì siamo liberi, non devo giustificare nulla nei fumetti, che si siano incrociate tra di loro. Ok? Chiara la risposta? Nella razza bianca.
nella razza bianca.